Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Marco Caotico e questa è Belle Giornale, la mia rubrica di gossip qui su YouTube. Ma oggi diamo ufficialmente il via ad una rubrica nella rubrica. Infatti inizieremo a parlare della storia di alcuni brand, i più iconici particolarmente, che hanno veramente cambiato la storia nel mondo della moda. E infatti oggi vi porto con me in un viaggio straordinario che ha letteralmente cambiato il modo in cui ci vestiamo. E preparatevi perché ciò di cui parleremo oggi è molto più di un marchio, è leggenda, è l'Elvis. Immaginate di essere nel selvaggio West della California del 1853, dove praticamente tutto è polvere, sogni di fortuna e oro. Ed è in questo scenario che un uomo con una visione unica arriva dall'Europa, con una sola idea che sarebbe però stata in grado di cambiare il mondo della moda per sempre. E quest'uomo, indovinate un po', è Levi Strauss. Aveva un sogno: creare un capo di abbigliamento indistruttibile per i pionieri americani. Ma attenzione, 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 perché non stiamo parlando di un semplice capo di abbigliamento, né di un semplice paio di pantaloni. Stiamo parlando dell'inizio di una rivoluzione culturale, di un simbolo di ribellione che attraversa decenni, dai minatori del West agli artisti di strada di oggi. Se siete curiosi di sapere come tutto è iniziato, allora allacciate le cinture, perché stiamo per entrare nel mondo senza tempo di Levi Strauss. Piccolissima parentesi, ovviamente no spoiler, no sponsor. Quest'anno sono esattamente 150 anni dall'uscita del primo Levi's 501, creato per essere indistruttibile per gli operai. Tutto ebbe inizio nel 1853, quando a San Francisco arrivò un signore con una manciata di stoffa robusta e un sogno ancora più robusto. Il suo nome era appunto Levi Strauss e, apro e chiudo parentesi, Levi's è il nome corretto del brand, la pronuncia non è Levi's, ma noi in Italia ovviamente siamo abituati a modificare ogni cosa, quindi chiamiamolo Levi's, però ovviamente l'imprenditore, il nome dell'imprenditore è Levi. Mentre gli altri cercavano l'oro nelle miniere, lui fu in grado di trovarlo nei tessuti, mettendo infatti alla luce un robusto denim che avrebbe resistito all'usura del tempo e alla fatica. Ma ragazzi, come nasce un mito? Beh, dovete sapere che Levi Strauss non era solo un imprenditore, bensì un visionario. Prese infatti la tela marrone che aveva portato con sé dall'Europa e la trasformò in pantaloni per i minatori. Questi pantaloni, ovviamente, erano destinati a durare una vita intera. Eppure non era abbastanza, perché le vere rivoluzioni nascono proprio dall'incontro tra genio e necessità. Siamo infatti nel 1873, quando un sarto di nome Jacob Davis si presenta da Levi's con un problema e una soluzione. I pantaloni si strappano troppo facilmente, che ne diresti di aggiungere rivetti di rame per andare a rinforzare le cuciture? Quel giorno, signore e signori, nacque il primo jeans della storia. E sapete qual era il modello? Levi's 501. Un numero che sarebbe diventato leggenda. E il bello arriva adesso, perché infatti negli anni 50 i jeans Levi's erano diventati un po' un simbolo che andava a rappresentare la ribellione giovanile ed erano il grido di indipendenza di una generazione stanca, veramente stanca, di tutte le regole dettate dai genitori. James Dean indossava i Levi's in Gioventù bruciata, Marlon Brando indossava i Levi's in Il selvaggio e con ogni scena i Levi's 501 non erano solo pantaloni, ma erano proprio un simbolo di libertà. Ma come si mantiene un mito vivo e rilevante per oltre un secolo? Negli anni 80 e 90 Levi's si è reinventata ancora una volta. Dalla cultura pop ai video musicali, dai muri delle città alle passerelle di moda, non c'era angolo della cultura giovanile che non fosse influenzato da quel piccolo marchio con due cavalli che cercavano invano di strappare un paio di jeans. Per comprendere bene questo senso di ribellione, dobbiamo prima di tutto capire che cosa rende Levi's più di un semplice marchio di abbigliamento. La prima caratteristica è indubbiamente la sua capacità di adattarsi e di incarnare lo spirito del tempo e del momento. Dai biker agli hippie, dai punk ai rapper, ogni generazione ha fatto suoi i Levi's, piegandoli in un certo qual modo alle loro regole senza però infrangere la loro essenzialità. I jeans Levi's infatti non sono solamente
cuciture e tessuto, ma sono il riflesso delle nostre sfide, delle nostre vittorie e anche delle nostre sconfitte, dei nostri ricordi. Indossare un paio di Levi's, infatti, è un po' come indossare una seconda pelle che racconta la nostra storia, racconta chi siamo e soprattutto racconta chi vogliamo essere. Nel frattempo siamo andati avanti, è trascorso un po' di tempo e arrivano le collaborazioni e le innovazioni. E in questi termini Levi's non è stata di certo di parte, anzi, ha sempre saputo come restare rilevante lavorando con artisti, musicisti e designer di tutto il mondo. Hanno infatti nel tempo creato edizioni limitate, e questo ne è la prova, perché proprio per il 150esimo anniversario, hanno inventato dei capi che diventano veramente pezzi da collezione e che in un certo qual modo vanno a mescolare un po' il passato, un po' il futuro e riescono a trovare un equilibrio perfetto per ogni presente. In questi termini la cosa certa è che mentre il mondo cambia e soprattutto le mode vanno a svariare tra diversissimi e vastissimi e mischiatissimi intrecci che il più delle volte poi rivelano comunque essere delle tappe provvisorie per poi ritornare sempre ai punti originali, basti pensare alle borse di Gucci, giusto per fare un paragone, Levi's rimane invece un punto fermo, un simbolo di qualità e di autenticità che trascende mode e tendenze. Non a caso ho fatto un esempio con Gucci, perché spesso si può pensare che magari tra brand che sono su due fasce di livello diversi, perché magari con Gucci siamo nel livello del lusso, mentre con Levi's siamo in una fascia media per quanto riguarda il prezzo. Pensate solamente che un paio di jeans Levi's, sempre il 501, risalente al 1890, è stato venduto all'asta per oltre $100,000. E questo prezzo da dove deriva? Ovviamente deriva dal valore, il valore di un capo che ha attraversato la storia ed è oggi fondamentalmente un pezzo da museo. E da buon psicologo non posso che darvi anche una pillola psicologica in merito a tutta questa situazione Levi's. Infatti, la psicologia ci insegna come può l'abbigliamento influenzare il modo in cui ci sentiamo e soprattutto quello in cui ci percepiamo. E indossare un paio di Levi's sarebbe un po' come rivendicare una parte di quella storia. È come dire al mondo: io sono qui, sono autentico e soprattutto non mi piego alle mode passeggere. Abbiamo visto come Levi's non sia solamente un brand di abbigliamento, ma una leggenda vivente. Da Levi Strauss fino a Jacob Davis e fino ai giorni nostri, questo marchio ha saputo letteralmente adattarsi, calzarsi a pennello. E la cosa più bella è che lo ha fatto rimanendo sempre fedele a se stesso. E ogni volta che indossiamo un paio di Levi's, indossiamo un pezzo di quella storia, un pezzo di quella storia che continua a scriversi a ogni singolo passo che facciamo. Almeno questo è quello che mi piace pensare di questo brand. Ma ora tocca a voi. Qual è il vostro capo Levi's preferito? Se ce lo avete, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemi sapere se anche voi, almeno una volta nella vita, avete avuto un loro jeans. Perché veramente, ragazzi, adesso che abbiamo capito la storia di Levi's o di Levi's, entreremo sicuramente in un loro negozio guardando tutti i capi di abbigliamento con un occhio un po' diverso. Almeno è questo il mio punto di vista. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuovissima rubrica che si terrà qui su Belle Giornale. Io vi mando un abbraccio gigantesco e vi ringrazio per avermi veramente dedicato il vostro tempo. Se volete anche voi ringraziare me, lasciate un bellissimo like e un bellissimo commento a questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!